Bene Tamara, stavamo parlando appunto del vostro no a questa fusione. I no a questa fusione sono sinteticamente elencati nel nostro manifesto e praticamente ribadiscono un no per il metodo con il quale è stata proposta questo percorso, perché nonostante sia stato ripetuto più volte che la decisione è stata presa dal basso, secondo noi questa non è una cosa reale, perché sono state le amministrazioni che hanno proposto questo percorso e non i cittadini, che non sono stati coinvolti effettivamente in questo progetto, ma sono state semplicemente informati in sede di assemblee pubbliche. Quindi anche il discorso del referendum consultivo che ci sarà il 25 di novembre è una consultazione che si fa sulla volontà dei cittadini, ma sulla base di informazioni che sono state date, ma senza una elaborazione condivisa di un percorso. Un altro no è quello del merito, cioè che non esiste un vero e proprio progetto di fusione. A noi l'anno scorso, in luglio, come consiglieri è stato presentato uno studio di fattibilità della fusione, promosso e diciamo pagato dall'Unione dei Comuni a una ditta specializzata, e questo studio di fattibilità ha esaminato la situazione dei 5 comuni confrontandola con un potenziale comune simile che è San Giovanni, che ha delle dimensioni sia come abitanti simile al nuovo comune. Questo è però una fotografia di come sono i comuni adesso. Non dà diciamo delle indicazioni precise se questo percorso porterà a dei lati positivi o lati negativi. E un altro no è quello della strategia, nel senso che non abbiamo visto in questa proposta un'idea di come ci si aspetti che sia questo territorio di 178 km quadrati che va da Calcara fino a Cadi Bortolani, e una prospettiva in termini ambientali, per esempio, in termini di viabilità, in termini di opere pubbliche che sono in corso o che si ha in progetto di fare. Insomma, su tanti punti manca un'idea strategica di futuro, di come si vede questo comune in proiezione. E un altro problema grosso, secondo noi, è che diciamo le amministrazioni che finora hanno governato questi 5 comuni, che hanno tentato di mettersi in sinergia con lo strumento dell'Unione, non sono riuscite a far funzionare al 100% questo strumento, e quindi ci rimane il dubbio che un progetto e un'idea di fusione dei comuni, che è ben più, diciamo, sotto certo punto di vista impegnativa, nel senso che è un processo irreversibile, perché quando andremo a fondere i comuni sarà praticamente impossibile, eventualmente ci fossero delle problematiche, tornare alla situazione precedente. Abbiamo delle serie perplessità sul fatto che questa operazione possa essere portata in porto. Allora, e poi ti volevo fare una domanda in più, cioè dato che notate così tanti deficit nella gestione di questo progetto, di questa idea di fusione, quali potrebbero essere i motivi per cui un progetto di fusione, senza che parta dal basso, dato che mi hai appena detto che non è di certo la cittadinanza a volerlo, quali sono le motivazioni secondo te per le quali il progetto di fusione viene portato avanti dai partiti di maggioranza?
Ma a noi ci è stato raccontato che con questo percorso i 5 comuni riusciranno ad ottenere un contributo sia statale che regionale, ci saranno dei risparmi per l'ottimizzazione dei servizi e quindi diciamo che il progetto è stato presentato solamente con dei lati positivi, cioè non si è economici di ottimizzazione, ma non si è dall'altra parte bilanciato con obiettività il fatto che ci possano essere dei lati anche negativi. Quindi questo insomma ci ha lasciato abbastanza perplessi. Vuoi dirci qualcosa in particolare? Dunque, ecco, una cosa che... Te lo prendiamo dai vostri colleghi. Una cosa che vorrei focalizzare è che è il quarto punto del nostro manifesto, è il discorso della rappresentatività, che secondo me è un argomento abbastanza delicato, nel senso che ogni comune sappiamo che ha un determinato consiglio comunale con delle forze di maggioranza, delle forze di minoranza, quindi la città, i 5.000 abitanti diciamo, di Monteveglio può fare riferimento a quei 20-21 persone che siedono in consiglio comunale. Successivamente col comune fuso la proporzione sarà completamente diversa, nel senso che ci sarà un consiglio comunale, mi pare di 20, 22, 25, quelli che saranno consiglieri, chiaramente sempre di maggioranza e parte di minoranza, a cui faranno riferimento invece 30.000 abitanti. Quindi la rappresentatività, cioè da un consigliere per 300 abitanti, passerà da un consigliere per 1.800 abitanti. E quindi la voce dei cittadini sicuramente farà più fatica ad arrivare nelle sale, nella sala dei comando, perché ci sarà questa distanza quintuplicata rispetto a quella che è attualmente. Buono. Ok. Altro? Per adesso no, questo mi viene in mente qualcos'altro. Va bene. Magari dunque sabato voi fate un giro. No, non sabato che sono in Fabio. Si gira. No, mezzogiorno io ci sono. Se avete già un'idea di orario.